In questa ordinanza appena firmata abbiamo messo tutto quello che potevamo mettere, non potevamo andare oltre. È una leggera, graduale apertura, lo avevo promesso, e però dobbiamo essere prudenti perché la battaglia non l'abbiamo ancora vinta. Abbiamo consentito, come avrete letto, alcune attività, abbiamo consentito il trasferimento nella seconda casa, ma non per fare avanti e indietro, ma per restarci per qualche tempo, come se foste in vacanza. Abbiamo consentito la toletta per gli animali, abbiamo consentito. Le attività della ristorazione, dei bar, delle gelaterie e delle pasticcerie con asporto, consentiamo di poter finalmente tornare al cimitero per porre un fiore sulla tomba dei nostri cari. Rimaniamo congelati negli ingressi e negli accessi all'isola. Ecco, non possiamo spalancare le porte della Sicilia a chi viene dal resto d'Italia. Non è ancora il momento. Se sapremo comportarci nel rispetto delle norme di sicurezza, quindi la mascherina, quindi la distanza interpersonale di sicurezza, quindi l'uso dei guanti, tutto quello, tutte quelle accortezze e quelle cautele che servono a non diffondere il virus, io penso che nelle prossime settimane la maglia si potrà allargare. Sperando che il dato epidemiologico possa darci ragione, ma sostanzialmente dipende da noi, da quello che ognuno di noi saprà fare essendo presente alle proprie responsabilità. E poi guardare ai settori produttivi, a quelli che ancora non hanno potuto riprendere l'attività, penso ai parrucchieri, ai barbieri, solo per fare un esempio, penso al commercio al dettaglio, ad altre categorie. Noi avremmo voluto lentamente riaprire, ma come sapete ci si muove all'interno di una cornice delle linee generali che vengono fornite da Roma, dal governo nazionale. Senza fare guerra a nessuno, tutto quello che potevamo fare, anche con qualche piccola forzatura, non lo diciamo, lo abbiamo fatto.